Va bene, allora, oggi iniziamo a parlare delle architetture RISC. Ne abbiamo parlato, citate spesso, vediamo come si è arrivati appunto a formulare questa filosofia. Abbiamo visto un po' di diciamo, storia dei calcolatori e anche quali sono state le innovazioni nell'introduzione di meccanismi che aiutano a migliorare le prestazioni. Abbiamo parlato del concetto di famiglia dell'IBM, dove vi ricordate si separa l'architettura dalla implementazione dell'architettura stessa, e questo è, diciamo, negli anni 60 è stato un po' un filone di molti costruttori, in particolare l'IBM e DEC, quindi l'idea di separare l'architettura dall'implementazione in modo da poter fornire un supporto uniforme dal punto di vista dell'esecuzione del software, ma con prestazioni differenziate in funzione del budget di chi acquistava il computer. Successivamente c'è stata l'introduzione del controllo microprogrammato, quindi la possibilità di gestire un set di istruzioni sempre più complesso grazie all'utilizzo della microprogrammazione, permettendo quindi una maggiore flessibilità nell'aggiornamento anche del set stesso delle istruzioni senza dover necessariamente cambiare l'hardware. Quindi questa di fatto è un'idea di Wilkes, risale al 1951, ma si è sviluppata poi successivamente negli anni 60-70. In particolare, vedete sempre l'IBM, il sistema 360 ha introdotto questa innovazione, quindi quel sistema lì è effettivamente un sistema che ha introdotto tante innovazioni. Abbiamo parlato di memoria cache, sempre stesso sistema nel modello 85, vedete qualche anno successivo. E poi c'è stato l'avvento delle memorie a semiconduttori, quindi nel 1970 c'è stata l'introduzione della memoria realizzata tramite semiconduttori e di seguito anche i chip, quindi i microprocessori, l'Intel 4004 del 71. La pipeline l'abbiamo già vista a lezione, è stata l'evoluzione naturale del meccanismo di prefetch e di fatto ha aperto la strada alla gestione di diciamo, più istruzioni simultaneamente, fino ad arrivare ai processori multipli e attualmente sappiamo benissimo a CPU multiple nello stesso chip, quindi CPU multicore che accenneremo poi alla fine del corso. Il passo successivo dopo l'introduzione dei processori multipli di fatto è stato un ripensamento della filosofia di progettazione e realizzazione del set delle istruzioni di una CPU. Quindi in particolare si è essenzialmente iniziato a considerare l'opportunità di avere dei circuiti molto complessi per realizzare istruzioni molto complesse, verso una soluzione invece che fosse più semplice, quindi in particolare la filosofia RISC, vedete dall'acronimo stesso, Reduced Instruction Set Computer, fa riferimento a un approccio diametralmente opposto, quindi invece di avere una CPU con tante istruzioni e istruzioni potenti, si va a preferire un'implementazione che sia più semplice, quindi più efficiente, e quindi la realizzazione di poche istruzioni, ma molto ben progettate, molto efficienti e veloci. D'accordo? Le caratteristiche chiave sono un numero elevato di registri ad uso generale, in modo da permettere di avere i dati sempre all'interno della CPU e ridurre più possibile l'intervento nella memoria esterna, ma vedremo che questa grossa quantità di registri viene utilizzata in un modo abbastanza specifico, d'accordo? Quindi non semplicemente un elevato numero di registri,
ma un elevato numero di registri organizzato con uno scopo particolare che vedremo. Oppure, se non si vuole spendere per la realizzazione di registri nel chip per motivi economici, utilizzare il compilatore per ottimizzare l'utilizzo dei registri stessi. Quindi, in sostanza, porre l'enfasi sul fatto che avere dati all'interno della CPU e mantenere dati il più possibile all'interno della CPU aumenta sicuramente l'efficienza. Altra caratteristica, set di istruzioni semplici e limitato. Qui essenzialmente qual è l'idea? L'idea è quella di avere circuiti che siano i più semplici possibili da progettare, da realizzare nel chip, quindi con minor rischio di avere un fallimento nel processo di produzione del chip stesso. E essendo circuiti più semplici e meno complessi, sono anche più veloci, perché il numero di porte logiche che devono essere attraversate dai segnali diminuisce e quindi si riesce ad avere anche frequenze di clock molto più alte. D'accordo? Quindi anche la singola istruzione può essere più veloce. E avere un set di istruzioni semplice e limitato permette anche di ottimizzare la pipeline. Di fatto, avere per esempio istruzioni su formato fisso, o meglio lunghezza fissa e metodi di indirizzamento semplici, ad esempio evitando l'indirizzamento indiretto che richiede l'accesso due volte alla memoria, l'idea è quella di riuscire a essere più efficienti. Vedremo come tutte queste scelte di fatto sono meditate sulla base di statistiche di esecuzione di programmi. Giusto però per avere un'idea della differenza fra l'approccio, diciamo, più tradizionale CISC e quello RISC, qui vedete una tabella che raggruppa insieme delle famiglie di computer. Quindi in particolare vedete le prime tre colonne fanno riferimento alla filosofia CISC, quindi un set di istruzioni molto ricco e complesso. Le successive due fanno riferimento a computer che seguono la filosofia RISC e le ultime tre sono l'evoluzione poi naturale della pipeline, quindi in particolare macchine superscalari che hanno diciamo, introdotto diciamo, evoluzioni del concetto di pipeline che abbiamo visto finora. E che poi hanno portato pian piano all'introduzione di tecnologie più recenti fino a sfociare ai multicore. Okay? In particolare, il dato su cui magari conviene soffermarsi di più è il numero di istruzioni. Vedete che nelle macchine con filosofia CISC avete almeno 200 istruzioni per ogni CPU. Quindi 208, 303, 235. Nelle macchine RISC vedete che questi numeri sono decisamente più bassi. Ad esempio andiamo a guardare anche i modi di indirizzamento. Vedete che qui avete 4 addirittura nel VAX 22 modi di indirizzamento. Vedete anche la grandezza delle istruzioni, ne avevamo parlato, no? Lunghezza variabile da 2 a 57 byte per codificare una istruzione, quando invece nell'architettura RISC vedete un 4 byte che di fatto è legato a un set di istruzioni a lunghezza fissa e pochi formati. Okay? I modi di indirizzamento anche vedete che sono molto più numerosi nel caso della filosofia CISC e ridotti all'osso nel caso dei CISC, numero di registri generali, vedete per esempio la SPARC qui va da 40 a 520 registri, mentre le diciamo, soluzioni CISC vanno da 16 a 8. Okay?
e così via. Quindi vedete che dal punto di vista numerico le varie caratteristiche che caratterizzano l'architettura sono completamente diverse. Okay? Cerchiamo di capire innanzitutto perché le architetture CISC sono arrivate a questi numeri, qual era la motivazione per avere un set ricco di istruzioni, e poi da lì capiamo perché si è deciso di ridurre questo numero di istruzioni e renderle più semplici. Quindi, di fatto, le architetture CISC erano diciamo, basate sull'osservazione che il costo del software è molto maggiore del costo dell'hardware, quindi la produzione di software è il costo maggiore dell'informatica, se volete, per cui è diciamo, il tentativo, quello CISC, di cercare di facilitare il più possibile lo sviluppo di software. In che modo? Essenzialmente l'idea è quella di supportare nel miglior modo possibile linguaggi ad alto livello, che sono i linguaggi utilizzati appunto per sviluppare software. L'hardware di fatto inizialmente era molto costoso, ma con l'evoluzione della tecnologia è diventato sempre meno costoso. Okay? E invece la complessità di scrivere programmi applicativi cresceva sempre di più, perché sempre di più era la diffusione dei computer nel mondo degli affari e nel mondo del lavoro. E quindi l'idea delle architetture CISC era quello di chiudere il cosiddetto gap semantico che c'era fra i programmi scritti in un linguaggio ad alto livello e le istruzioni che di fatto poi venivano a essere eseguite dal computer, dalla CPU. Okay? Quindi di fatto cercare di aiutare il compito del compilatore che, preso un programma scritto in un linguaggio ad alto livello, doveva essere tradotto in istruzioni macchina da eseguire nella macchina stessa. E quindi l'idea era quella di cercare di avere delle istruzioni che fossero le più potenti possibili, in modo da rendere più facile il compito del compilatore. Perlomeno questo era l'intendimento iniziale. Quindi le conseguenze di questo appunto è un set di istruzioni molto ampio, in modo da permettere di scegliere qual era l'istruzione più adatta per ogni costrutto, per ogni parte di un costrutto di un linguaggio ad alto livello, svariati modi di indirizzamento per poter trattare in maniera flessibile diciamo, la creazione e l'utilizzo delle strutture dati all'interno del programma scritto in linguaggio ad alto livello, e addirittura, se possibile, anche l'implementazione hardware di costrutti ad alto livello. Chi di voi conosce il CI sa, ad esempio, che è possibile, l'avevamo già citato, utilizzare un costrutto che si chiama switch, che di fatto, data una variabile, permette per ogni possibile valore previsto, quella variabile, selezionare subito una parte di codice da eseguire, oppure c'è una scelta di default nel caso in cui la variabile non assuma nessuno dei valori previsti. Beh, il costrutto switch di CI è implementato da una istruzione sul VAX. Okay? Quindi si può mappare direttamente quel costrutto di un linguaggio ad alto livello su una istruzione della macchina. Avevamo già commentato però che avere istruzioni molto complesse di fatto riduce anche la probabilità che queste siano di fatto utilizzate. E infatti, come vedremo, la filosofia RISC parte proprio da un'analisi di cosa effettivamente viene ad essere utilizzato e diciamo, quali sono i costrutti di un linguaggio ad alto livello che vengono ad essere utilizzati più frequentemente. Quindi di fatto, riassumendo, gli scopi del CISC erano quelli di facilitare la scrittura del compilatore, migliorare l'efficienza dell'esecuzione, perché l'idea era quella di implementare operazioni complesse tramite il microcodice,
quando parlo di microcodice è molto simile a quello che avete visto e che vedremo anche oggi pomeriggio, continueremo a vedere sul simulatore della CPU. Avete visto che ogni singola istruzione è realizzata attraverso tante piccole operazioni di trasferimento dei dati, di operazioni che vengono ad essere eseguite, aritmetico-logiche e così via. Parleremo poi velocemente anche di come questo microcodice è organizzato e come è supportato all'interno di architetture microprogrammate. Quindi in ultima analisi l'idea era quella di supportare i linguaggi ad alto livello più complessi. Okay? Però a un certo punto alcuni ricercatori si sono chiesti: ma avere tutta questa ricchezza di istruzioni veramente aiuta ad avere una elaborazione efficiente, veramente aiuta a chiudere questo gap semantico? Per cui quello che è stato fatto è fare uno studio delle caratteristiche di esecuzione delle istruzioni. Okay? Quindi di fatto si sono andate a considerare quali erano le operazioni più eseguite nei vari applicativi utilizzati. Le operazioni eseguite sono importanti da osservare perché determinano le funzioni da eseguire e le modalità di interazione con la memoria, e sappiamo benissimo che questo implica anche avere più o meno efficienza dal punto di vista dei tempi. Anche capire quali dati venivano a essere coinvolti nelle operazioni eseguite, quindi tipo del dato e frequenza del dato determinano qual è il modo migliore per salvare le informazioni, e anche quali sono i modi di indirizzamento più adeguati per accedere alle informazioni stesse. E poi anche di fatto come avveniva la serializzazione dell'esecuzione, quindi quali sono i pattern di esecuzione di un programma. Ad esempio, ricordatevi che abbiamo parlato spesso di routine, di procedure, d'accordo? Per cui quando si esegue un programma spesso si fa ricorso a queste procedure. Queste procedure, se sono complesse, a loro volta fanno riferimento ad altre procedure, d'accordo? Poi abbiamo visto che ci sono i salti, i loop e così via. Quindi di fatto la serializzazione dell'esecuzione determina in che modo la pipeline deve essere organizzata, e abbiamo capito, no, lo sbilanciamento delle fasi, in particolare la dipendenza dai dati e dai controlli, e anche in che quanto complesso deve essere la parte di controllo della CPU. Quindi di fatto sono stati sviluppati degli studi a partire proprio dalle istruzioni in macchina che venivano a essere generati dai compilatori sviluppati per i linguaggi ad alto livello. Okay? Quindi l'idea è quella di mandare in esecuzione questi programmi, raccogliere delle misure cosiddette dinamiche. Perché dinamiche? Perché si va a vedere cosa succede eseguendo quei programmi al variare dei dati in ingresso. Okay? Quindi durante l'esecuzione. Non è un'analisi semplicemente statica, ma anche su esecuzioni diverse a partire da dati diversi. E facendo questi studi si è andate a raccogliere informazioni su tutti questi aspetti. Quindi in particolare, per esempio, per quanto riguarda le operazioni, quello che è di interesse e che di fatto è risultato essere l'operazione più frequente è l'operazione di assegnamento, quindi di assegnare un valore ad una variabile. Questo implica un trattamento efficiente dei dati, okay? Anche costrutti condizionali tipo if o il loop con condizioni
sono dei costrutti che vengono utilizzati spesso e che implicano una determinata organizzazione dal punto di vista del controllo di serializzazione. Abbiamo parlato di procedure, siccome sono presenti e molto utilizzate, anche perché permettono la modularizzazione del codice, l'utilizzo del codice da parte di più programmi e programmatori diversi, è qualcosa che di fatto deve essere gestito opportunamente, perché abbiamo visto che quando c'è una chiamata di procedura c'è tutto un meccanismo, soprattutto per esempio nel caso della gestione degli interrupt, che deve essere messo in atto a fine di garantire il corretto svolgimento dell'esecuzione del programma. E poi altri costrutti del linguaggio ad alto livello che richiedono molte operazioni di macchina. Quindi andando a fare questa analisi sui linguaggi utilizzati allora, che erano il Pascal e il C, vedete che essenzialmente la prima riga è quella che ottiene i valori più elevati e non è altro che l'assegnamento. Okay? Quindi l'operazione di assegnamento di un valore ad una variabile o a una entry di un array è di gran lunga l'operazione più frequente ad essere eseguita andando a eseguire appunto dei programmi. Poi qui vedete le statistiche ponderate sulle istruzioni di macchina o ponderate rispetto agli accessi di memoria, però di fatto vedete che i costrutti, le operazioni che hanno maggior frequenza di esecuzione sono gli assegnamenti con il 45% e il 38% in C, poi vedete il costrutto if, quindi condizionale anche, che ha una percentuale elevata, e poi anche le chiamate di procedura. Okay? Per quanto riguarda invece, quindi queste sono le operazioni, ma su quali dati? Quindi per quanto riguarda gli operandi, principalmente parliamo di variabili scalari locali, e quindi di fatto l'ottimizzazione dell'architettura di una CPU e quindi in particolare del set di istruzioni da definire si deve concentrare sull'accesso alle variabili locali. Qui vedete infatti che sia in Pascal che in C la maggior parte degli accessi riguarda variabili scalari. Poi seguono accessi a strutture dati array e infine costanti intere. Quindi se si vuole essere efficienti bisogna cercare di ottimizzare il più possibile l'accesso alle il trattamento delle variabili scalari. Abbiamo detto anche che le chiamate di procedure sono quelle più onerose, perché consumano molto tempo, bisogna passare parametri, bisogna eseguire la procedura e poi ritornare i parametri. Quindi di fatto dipendono dal numero dei parametri passati, dal livello di annidamento, perché potete avere anche procedure ricorsive o che chiamano più sottoprocedure, di fatto però l'osservazione è che la maggior parte dei programmi di fatto non eseguono chiamate multiple annidate di procedure. In effetti vedremo che ci sono chiamate annidate, ma non a una profondità eccessiva. E inoltre all'interno delle procedure ovviamente la maggior parte delle variabili sono locali. Quindi le implicazioni di questi studi è che il miglior supporto si ottiene ottimizzando le caratteristiche più utilizzate e più onerose dal punto di vista del consumo di tempo. Detto così a posteriori è ovvio, giusto? Però intanto che non si sa quali sono le operazioni più frequenti che vengono ad essere eseguite e quali sono gli operandi, la tipologia di operandi su cui si va a lavorare,
non si riesce a prendere coscienza di questo fatto. Okay? Quindi il merito di questi studi è stato quello proprio di far emergere dal punto di vista concreto questo tipo di osservazione e quali sono essenzialmente le operazioni e i tipi di dati che vengono più frequentemente ad essere utilizzati. È logico che se dovete ripetere tante volte una stessa operazione, si diventa efficienti se si diventa veloci nel ripetere quella particolare operazione. Okay? Se dovete svolgere 10 operazioni diverse e per 2 o 3 di queste operazioni lo dovete fare 10.000 volte e per le restanti un centinaio di volte, va benissimo essere inefficienti quel centinaio di volte a favore di una maggiore velocità di quelle 2 volte che invece dovete, diciamo, operazioni che dovete ripetere tantissime volte. Okay? Quindi la filosofia RISC parte appunto dall'osservazione che la maggior parte dei dati sono gestiti a livello di variabili locali, e quindi l'idea è quella di avere una grande efficienza nel poter gestire le variabili locali, e visto che abbiamo parlato anche delle procedure che sono onerose dal punto di vista del trattamento, trattamento efficiente anche degli operandi che sono diciamo, gli argomenti delle procedure che vengono ad essere trattate. Quindi avere un ampio numero di registri o il loro uso ottimizzato permette di ottimizzare i riferimenti agli operandi. In più l'idea è quella di cercare di più possibile rendere efficiente il concetto di pipeline che abbiamo visto finora. Quindi tutte quelle tecniche di cui abbiamo discusso, come la predizione dei salti condizionali, e il prelievo anticipato del target dell'istruzione di salto e così via, rientrano all'interno di questa filosofia. Di fatto, qual è l'idea? Quella di rinunciare ad avere un set troppo ampio di istruzioni, perché con un set così ampio magari la maggior parte di queste istruzioni verranno usate raramente, però i circuiti che devono realizzare tutte queste istruzioni sono più complessi, quindi sono più complessi da progettare, sono più complessi da realizzare, e a causa di ciò la esecuzione di ogni singola istruzione viene a essere rallentata a causa proprio della complessità dei circuiti stessi. Quindi diciamo, la filosofia RISC è quella di dire perché viene a proposito rallentata l'esecuzione della singola istruzione, perché per gestire questa complessità si fa ricorso poi alla microprogrammazione, ma la microprogrammazione aggiunge un livello di trattamento, come vedremo poi alla fine del corso, aggiuntivo, per cui globalmente si va a rallentare l'esecuzione della singola istruzione. Invece nel caso della filosofia RISC l'idea è quella di realizzare tutto in hardware, senza microprogrammazione, in modo che tutto sia efficiente. E lo si riesce a fare perché il set di istruzioni è piccolo, e quindi progettazione più semplice, realizzazione più semplice, esecuzione di ogni singola istruzione più veloce. E anche il fatto di avere relativamente poche istruzioni permette di avere pochi formati diversi fra loro, che contribuisce ulteriormente a semplificare i circuiti di controllo. Punto strategico della filosofia RISC è il trattamento dei registri, quindi soluzione hardware, usare più registri, in questo modo si possono mantenere più variabili associate ai registri. Dal punto di vista software, ottimizzazione dell'utilizzo dei registri, quindi queste sono 2 alternative, possono eventualmente essere usate insieme. In particolare con la soluzione software si chiede l'aiuto del compilatore per mappare in maniera efficiente, come vedremo, le variabili di un programma
ai registri il più possibile. Di fatto l'allocazione dei registri alle variabili avviene utilizzando una tecnica che considera l'intervallo di tempo all'interno del quale ogni variabile viene ad essere riferita e quindi utilizzata. Okay? Richiede l'utilizzo di tecniche di analisi abbastanza sofisticate, vedremo che ci si riconduce ad un problema, il cosiddetto problema di colorazione di un grafo, che è un problema di ottimizzazione, okay? Che è un problema difficile, ma che diciamo, istanziato su un numero ragionevole di registri, non molto grande, comunque può essere risolto dai compilatori attuali. Quindi abbiamo detto che le variabili locali sono le variabili che sono più accedute, più utilizzate, quindi di fatto la strategia è quella di memorizzare variabili scalari locali nei registri, perché questo riduce l'accesso alla memoria. I problemi che però potete incontrare è che ogni chiamata di procedura o funzione cambia lo scope delle variabili e quindi succede che se una variabile l'avete associata ad un registro, con una chiamata di procedura dovete rendere disponibile il registro per le nuove variabili della procedura. Qui vi ricordo che con le chiamate di procedure essenzialmente si va a cambiare proprio diciamo l'area del programma che viene ad essere eseguito, d'accordo? E ogni procedura ha le sue variabili locali private. Come registri sono sempre gli stessi, non potete diciamo, pensare di mantenere le variabili locali del programma chiamato all'interno dei registri eseguendo simultaneamente la procedura, perché la procedura anche avrà bisogno delle sue variabili locali, avrà bisogno dei registri. Okay? Quindi bisogna che ci sia un supporto a questo tipo di problema, cioè il fatto di poter avere registri che possano essere utilizzati per il programma principale, registri che possano essere utilizzati per procedure, considerando anche i livelli di annidamento. E da qui forse inizia a diciamo, a venire l'idea che effettivamente avere un'ampia disponibilità di registri può essere utile, ma bisogna gestire questi registri in maniera efficiente. Quindi quando vi dicevo le architetture RISC hanno tanti registri, ma gestiti in maniera particolare, intendevo proprio questo, cioè sono l'utilizzo di questi registri è ottimizzato in funzione di questa chiamata delle procedure. Okay? Quindi in particolare quando avete una chiamata di procedura dovete passare i parametri della chiamata e al ritorno dalla procedura si devono ritornare i risultati. Quindi a questo punto, poi quando la procedura ha terminato la sua esecuzione, si devono ripristinare i valori delle variabili del programma chiamante al ritorno della procedura. Okay? Per far questo si è ideato il cosiddetto concetto di finestre di registri. Cosa significa? Allora, intanto si è partiti dall'osservazione che tipicamente le chiamate di procedura hanno le seguenti caratteristiche, coinvolgono pochi parametri, nel 98% dei casi meno di 6, vedete qui stiamo supportando la scelta progettuale su dati statistici oggettivi, ok? E non presentano un grado di annidamento elevato. Quindi questo cosa suggerisce? Suggerisce di usare molti gruppi di registri con cardinalità limitata, quindi l'idea è quella di avere tanti registri, suddividere questi registri in gruppi e assegnare ogni gruppo ad una chiamata di procedura. Okay? Quindi in questo modo ogni procedura avrà i propri registri da utilizzare. Okay?
una chiamata di procedura, di fatto, cosa fa? Seleziona automaticamente un nuovo gruppo di registri. Quindi al momento in cui un programma chiama una procedura, si crea questo meccanismo che va a selezionare per quella chiamata un particolare gruppo di registri. Se poi quella procedura a sua volta al suo interno chiama un'altra procedura, verranno a essere selezionati altri registri, quindi un altro gruppo per quella chiamata. E poi bisogna gestire anche i livelli di annidamento della chiamata in maniera efficiente. Quindi di fatto il ritorno da una procedura riseleziona il gruppo di registri assegnato precedentemente alla procedura chiamante. Okay? Quindi in questo modo si riesce a gestire efficientemente tutte le varie chiamate. Vediamo un po' più in dettaglio come funziona questo meccanismo. Ogni gruppo di registri viene suddiviso in tre sottogruppi. Perché tre sottogruppi? Vediamo se vi viene un'idea. Quando chiamate una procedura, cosa dovete fare? Dovete passargli, abbiamo detto, parametri. Quindi, per esempio, un gruppo sarà per passare parametri, giusto? Poi la procedura, per poter andare in esecuzione, essere eseguita, avrà bisogno, abbiamo detto, di variabili locali. E poi, quando termina, dovrà restituire i valori, ok? Quindi idealmente abbiamo bisogno di registri per gestire i parametri di chiamata della procedura, registri per gestire le variabili locali interne della procedura e registri per restituire il valore della chiamata di procedura, ok? Quindi registri che contengono i parametri passati alla procedura chiamata, registri che memorizzano il contenuto delle variabili locali alla procedura e registri temporanei. Allora, i registri temporanei di un gruppo però effettivamente si possono sovrapporre a quelli che contengono i parametri del gruppo successivo. Possono di fatto essere gli stessi. Perché? Perché nel momento in cui voi chiamate una procedura potete utilizzare gli stessi registri con cui avete passato i parametri per chiamare la procedura per recuperare i valori restituiti dalla procedura stessa. Okay? Quindi di fatto questo permette il passaggio dei parametri senza spostare i dati. Qui vedete una rappresentazione grafica, quel level J che vedete, level J più 1, si riferisce al livello di annidamento di chiamata della procedura. Quindi se state considerando un livello di chiamata J, vedete che avete i registri che hanno raccolto i parametri che sono stati passati al momento della chiamata, poi registri locali che vengono ad essere utilizzati per l'esecuzione della procedura stessa e poi se questa procedura deve, come succede qui, chiamare una ulteriore procedura, quindi il livello di annidamento J più 1, deve passare i parametri alla procedura che è chiamata, quindi utilizza questi registri temporanei che possono essere di fatto gli stessi dei registri che vengono utilizzati dalla procedura per ricevere i parametri stessi. Quindi non c'è bisogno di fare una copia, ma si possono usare gli stessi registri e così via. Quindi di fatto vedete che ogni insieme qui di registri è una finestra su tutti i possibili registri e queste finestre sono sovrapposte perché i registri temporanei si sovrappongono con i registri di passaggio dei parametri. Quindi dato un insieme di registri suddivisi in questo modo, si può pensare ad una gestione circolare come quella che abbiamo visto quando abbiamo parlato del buffer circolare nel caso della gestione delle dipendenze da controllo, okay? Però non fate confusione con
quel concetto lì, è semplicemente il concetto di array circolare che viene a essere riutilizzato. Quindi vedete che essenzialmente dal punto di vista logico, non dal punto di vista fisico, non, diciamo sempre il stesso discorso come diagrammi di Venn nel caso dei codici di correzione di Hamming, ok? Cosa succede? Potete vedere i registri organizzati in queste finestre, vedete finestra W0, window, quindi W1 e 2 e così via, che vedete sono sovrapposte fra di loro, perché? Perché sempre i registri temporanei, in questo caso di A, corrispondono ai registri parametro in input della finestra B e così via, ok? Quindi di fatto una grande quantità di registri viene organizzata in questo modo. Quello che succede è che ogni volta che c'è una chiamata di procedura si passa con diciamo, l'attenzione, il focus dell'attenzione sulla finestra di registri relativa al livello di annidamento della procedura correntemente in esecuzione. Se quella procedura chiama un'altra procedura, si passa a considerare la finestra successiva. Okay? Vedete che qui c'è un puntatore che dice qual è la finestra corrente che è utilizzata, quindi qual è il set di registri che è correntemente utilizzato per l'esecuzione, e bisogna anche pensare però alla possibilità che ci sia un annidamento di chiamate di procedure così profondo da esaurire tutti i registri che abbiamo a disposizione. Cosa succede in quel caso? In quel caso quello che succede è che la prima finestra o la finestra più recente, quindi col livello più basso iniziale di annidamento, viene ad essere salvata in memoria. Perché quella? Perché è quella che per ultima sarà poi recuperata quando le procedure ritornano dalla loro esecuzione. E quindi momentaneamente possono essere salvate in memoria per far spazio a un ulteriore livello di annidamento di chiamata della procedura. Quando poi una procedura ritorna, libera una finestra di registri e se diciamo, è necessario, quindi se qualche finestra dei livelli più alti era stata memorizzata in memoria, a questo punto può essere riportata all'interno dei registri, in modo che ritornando tutte le varie procedure, quando si arriverà a quel livello di chiamata, tutte le informazioni saranno memorizzate all'interno dei registri e non all'interno della memoria. Okay? Facciamo una pausa e poi vediamo un pochino più in dettaglio come funziona il tutto. Quindi abbiamo detto che l'idea è quella di considerare la gestione efficiente di chiamate annidate di procedura. Okay? Allora abbiamo detto che ogni chiamata di procedura deve gestire variabili per il passaggio dei parametri, per i locali e per chiamare eventualmente altre chiamate di procedura che poi ritornano i parametri, i valori di chiamata, ok? Abbiamo detto che quindi l'idea è quella di mettere a disposizione di ogni chiamata di procedura un gruppo diverso di registri. Ogni gruppo di registri viene suddiviso in questi tre sottogruppi e abbiamo osservato che di fatto il terzo sottogruppo della procedura che è stata chiamata a livello di chiamata J può coincidere con il primo sottogruppo della chiamata successiva. Okay? In questo modo gestisce in maniera efficiente il passaggio dei parametri in ingresso e in uscita della procedura stessa. In che modo
il sistema può supportare efficientemente questa chiamata annidata di procedure. Lo fa organizzando tutti i registri dal punto di vista logico in queste finestre sovrapposte e inizia ad allocare la prima finestra per la prima chiamata di procedura o semplicemente per la prima chiamata di procedura. Se questa procedura a sua volta chiama un'altra procedura, si passa a considerare la seconda finestra. Se la procedura che è stata chiamata a livello 2 chiama un'altra procedura, si va avanti, ok? Quindi in senso orario si continuano ad allocare gruppi di registri fin tanto che continuano a esserci chiamate annidate, ok? Quello che può succedere è che se il livello di annidamento è molto alto, si esauriscono tutti i registri. Quindi cosa si fa in quel caso? Se si esauriscono tutti i registri, bisogna far spazio per i nuovi registri, siccome è gestito in maniera circolare, l'idea è quella di iniziare a riutilizzare il primo gruppo, la prima finestra di registri. Ma che fine fa il contenuto di quella finestra? La mettiamo in memoria. Perché è una soluzione ragionevole questa? Perché prima di poter riutilizzare il contenuto della prima finestra bisogna ritornare da tutte le procedure, ok? Quindi bisogna liberare tutte le finestre che sono state allocate successivamente alla prima. Quindi c'è tutto il tempo per salvare il contenuto della prima finestra in memoria e recuperare questo contenuto appena possibile. Cosa significa appena possibile? Appena si libera una finestra di registri. Quindi nel momento in cui si libera una finestra di registri, io posso recuperare da memoria il contenuto che prima era allocato in quella finestra. Okay? E lo posso fare in maniera efficiente perché? Perché non avrò subito bisogno di quei dati, ma ne avrò bisogno solo quando le procedure ritornano tutte indietro fino alla chiamata associata a quella finestra di registri. Okay? Quindi le operazioni che andiamo a fare sul buffer circolare quali sono? Quando avviene una chiamata, il puntatore alla finestra corrente, che è quella che dice qual è il gruppo di registri che bisogna utilizzare in quel momento, perché in quel momento siamo a quel livello di chiamata della procedura, quindi il Current Window Pointer, CWP, viene aggiornato per mostrare la finestra di registri che è correntemente attiva. Se si esaurisce la capacità del buffer, quindi tutte le finestre sono state utilizzate per una serie di chiamate annidate, quello che si fa, si genera una interruzione e la finestra più vecchia, quindi quella che si trova a livello di annidamento minore, quindi la procedura che per prima è stata chiamata, o meglio quella che è stata chiamata per prima e che è ancora presente all'interno del banco dei registri, viene salvata nella memoria principale, per cui è quella successiva che diventa la più vecchia a quel punto. Si utilizza un puntatore che si chiama Saved Window Pointer che indica appunto dove si deve ripristinare l'ultima finestra salvata in memoria, cioè appena si libera una finestra e si sa che c'è una finestra che è stata salvata, almeno una che è stata salvata in memoria, la si riporta all'interno del banco dei registri in modo da avere sempre tutte le informazioni all'interno dei registri. Okay. Quindi è chiaro come funziona il meccanismo? Il livello di annidamento cresce e in senso orario si allocano sempre più finestre. Quando tutte le finestre sono occupate, c'è bisogno di un ulteriore livello di annidamento della chiamata, si fa spazio sulle prime finestre mettendole in memoria e utilizzando i registri. Quando si ritorna da quelle chiamate, si può recuperare l'informazione che era stata memorizzata nella memoria. Okay? Quindi vedete tanti registri, ma utilizzati con questo meccanismo particolare delle finestre.
Per quanto riguarda la gestione delle variabili globali, queste vengono tipicamente allocate dal compilatore nella memoria. Di fatto è una scelta inefficiente per variabili globali che sono riferite frequentemente, ma voi avete iniziato anche il corso di programmazione e non so se ve l'hanno già detto, ma vi verrà detto che il più possibile le variabili locali non si devono utilizzare, giusto? Non ve l'ha detto nessuno, ve lo dico io per prima. È deprecato l'uso delle variabili globali, soprattutto all'interno di procedure. Perché? Perché ci sono i cosiddetti side effect che poi sono difficili da controllare. Okay? Quindi anche tutto il concetto di oggetti che vedrete o che conoscete già è diciamo, legato al fatto di cercare di evitare appunto di creare delle interazioni non chiare fra varie parti del programma. Okay? Quindi comunque è deprecato utilizzare variabili globali se non strettamente necessario, ma c'è sempre una soluzione che non le utilizza. E in ogni caso, se si utilizzano variabili globali che sono riferite frequentemente, andarle a collocare in memoria è inefficiente, perché ogni riferimento deve fare una lettura in memoria. Okay? Quindi la soluzione è quella di cercare di utilizzare un gruppo di registri per memorizzare le variabili globali. Okay? Qui c'è poi una discussione che trovate anche sul libro su registri contro cache, ma io direi di evitarla perché ho visto che fa più confusione che altro. Essenzialmente l'idea di capire che è vero che la cache permette un accesso più efficiente alle informazioni, però rimane comunque una gestione particolare che abbiamo visto. Invece i registri sono come avere proprio locazioni di memoria all'interno della CPU e quindi la diciamo, gestione è molto più efficiente. Okay? Un'alternativa ad avere tanti registri organizzati in questo modo a finestre è quella di avere comunque un numero significativo di registri. Abbiamo visto negli esempi di architetture RISC 32 registri e chiedere al compilatore di ottimizzarne l'uso. Okay? Vediamo di cosa stiamo parlando. Quindi l'idea è quella di partire dal concetto che non abbiamo centinaia di registri, ma abbiamo un numero comunque ragionevole da 16 a 32. L'ottimizzazione dell'utilizzo dei registri è lasciata al compilatore. In effetti, in alcuni linguaggi ad alto livello, c'è, diciamo, in generale, il linguaggio ad alto livello non dà direttiva al compilatore, non permette di dare direttiva al compilatore di dove andare a memorizzare le variabili. C'è l'eccezione del C dove è possibile definire attraverso la parola chiave register se una variabile deve essere memorizzata all'interno di un registro. Questo perché diciamo, gli ideatori del linguaggio C hanno pensato che il programmatore esperto, che sa che una variabile la deve utilizzare molto frequentemente, possa dare esplicitamente l'indicazione di porre quella variabile all'interno di un registro. Però in generale si cerca di essere trasparenti rispetto all'architettura sottostante, per cui deve essere il compilatore che da solo deve gestire l'allocazione efficiente delle variabili o nel banco registri o nella memoria. Quello che il compilatore fa nel processo di compilazione è assegnare un registro simbolico o virtuale ad ogni variabile candidata. Quindi inizialmente il compilatore va a analizzare il programma, rileva tutte le variabili che sono state dichiarate in maniera esplicita se richiesto dal linguaggio o per esempio in Python non c'è bisogno di fare la dichiarazione, è fatto in maniera dinamica, quindi viene analizzato il programma, si identificano tutte le variabili e il compilatore assume di avere una sorta di CPU virtuale che ha tanti registri quante sono le variabili. Okay?
Però il problema è che poi dopo, in una fase successiva, deve andare a decidere quale di questi registri virtuali vanno a essere associati a registri fisici e quali invece vanno a essere associati a locazioni di memoria. E l'implicazione la capite subito, perché le variabili associate a registri virtuali che sono associati a registri fisici avranno un trattamento molto più efficiente rispetto a quelle che invece sono mappate su locazioni di memoria. Quindi il problema è come è decidere in ogni istante di tempo quale è il registro fisico che ospita quale variabile registro simbolico. Okay? Allora, qual è l'osservazione che si fa? Che i registri simbolici, il cui uso non si sovrappone temporalmente, possono di fatto essere allocate sullo stesso registro fisico. Okay? Quindi, ad esempio, il banco dove lui è seduto è un banco fisico dove lui è lo studente virtuale che di mattina si siede lì lui, ma nel pomeriggio chi si siede lì è uno studente del secondo anno, giusto? Quindi l'idea è che se non c'è una sovrapposizione temporale di utilizzo, allora la stessa risorsa può essere utilizzata da più registri virtuali, ok? Quindi il grande compito, lavoro che il compilatore deve fare è capire quali sono quelle variabili che di fatto sono utilizzate in intervalli di tempo disgiunti. Perché se sono utilizzate in intervalli di tempo disgiunti, possono essere collocate sullo stesso registro. Prima uno che utilizza e poi l'altro quando la prima variabile, la prima, seconda, terza variabile rendono libero il registro. Però bisogna farlo ottimizzando il più possibile, quindi cercando di allocare più variabili simboliche possibili, più registri simbolici possibili, nel numero di registri che si ha a disposizione. Okay? Quindi di fatto cosa può succedere? Può succedere che a seconda di come è scritto il programma non si riesca ad allocare tutti i registri simbolici su registri reali. E quindi quelle che non trovano posto nei registri devono essere poste nella memoria, creando di fatto un problema. Cerchiamo di capire qual è il problema che deve risolvere il compilatore. Di fatto è un problema equivalente a risolvere un problema noto come problema della colorazione di un grafo. Vediamo prima la definizione di questo problema. Poi vi dirò qualcosa su quanto è difficile questo problema e poi vediamo come di fatto effettivamente c'è un'equivalenza fra il problema della colorazione di un grafo e questo problema di allocare registri fisici a registri virtuali. Allora, il problema della colorazione di un grafo consiste nell'idea di dato un grafo, quindi un grafo è caratterizzato da nodi ed archi che connettono i nodi fra di loro, di utilizzare il minor numero possibile di colori per colorare i nodi del grafo in modo che ogni nodo non abbia vicini, nodi vicini che hanno lo stesso colore. Ok? Quindi vedete per esempio questo nodo qui ha due vicini che hanno colore che qui è rappresentato da pattern grafici diversi, quindi qui vedete che è pieno, è un nodo pieno con un grigio uniforme, qui avete le barre oblique in un senso, qui oblique in un altro. Okay? Se andiamo a considerare B, vedete A che è vicino, che è di colore grigio, quindi diverso, questo è diverso, questo è diverso, questo è diverso e questo è diverso, ok? E così via, ok? E la sfida è quella di cercare di utilizzare il numero
più basso possibile di colori, perché altrimenti utilizziamo un colore diverso per ogni nodo e abbiamo risolto il problema. Okay? E invece vogliamo minimizzare il numero di colori da utilizzare. Okay? Il numero di colori da utilizzare è esattamente il numero di registri che abbiamo a disposizione. Okay? Vedetelo da questo punto di vista. Allora, qui sulla sinistra, in alto trovate i registri virtuali, quindi essenzialmente le variabili che sono dichiarate all'interno e utilizzate all'interno del programma. In basso vedete i colori, quindi il numero di registri. Quindi ognuno di questi registri virtuali diventa un nodo del nostro grafo. Okay? Quando è che connettiamo due nodi? Quando di fatto c'è una sovrapposizione di utilizzo nel tempo dei registri. Allora qui in verticale vedete l'intervallo di utilizzo dei vari registri virtuali. Quindi A è utilizzato dall'inizio fino a un certo tempo, poi dopo non è più utilizzato e si inizia a utilizzare D. B è utilizzato non subito all'inizio, ma poi è utilizzato fino alla fine, e così via. Okay? Quindi queste frecce che vedete qui, di fatto vi dicono a che punto nel tempo il tempo scorre dall'alto verso il basso, inizia a essere utilizzato un registro virtuale, simbolico, e quando termina il suo utilizzo. Okay? Allora vedete che il registro A virtuale ha una sovrapposizione temporale di utilizzo anche con il registro B. Okay? Quindi nel nostro grafo andiamo a connettere il nodo A con il nodo B. Ma perché lo facciamo? Perché se noi assegniamo A al registro R1, non possiamo assegnare anche B al registro R1, perché vedete che c'è un intervallo di tempo di utilizzo in cui si sovrappone l'utilizzo sia di A che di B, per cui i loro valori non possono essere salvati sullo stesso registro, che è proprio il vincolo che noi diamo al concetto di colorazione del nodo. Quindi diciamo che un nodo può essere colorato con un colore che però deve essere diverso dai colori dei nodi connessi con lui. Okay? Vedete che in questa rappresentazione, andando a shiftare di posizione l'intervallo temporale di D, si vede che c'è intersezione con C, c'è intersezione con B, ma non con A. Okay? E invece c'è intersezione con E e con F, ma di fatto il fatto che ci possano essere diversi registri simbolici il cui uso non si interseca temporalmente viene fuori dalla topologia del grafo stesso. Okay? Quindi vedete, per esempio, A non è connesso direttamente con D, quindi significa che non c'è una intersezione di utilizzo nel tempo di A e D, solamente i nodi che sono connessi direttamente hanno questa intersezione. Okay? Quindi effettivamente andare a colorare il grafo ottenuto in questo modo e andando ad associare ad un colore un particolare registro fisico, vedete che riusciamo a decidere quale registro deve essere assegnato a quale registro virtuale. Okay? Quindi vedete, per esempio, se assegniamo il colore grigetto pieno ad R1, questo pattern a R2 e quest'altro pattern a R3, vedete che A e D sono associati al registro R1, B è associato al registro R2, C ed E è associato al registro R3 e F, cosa ne facciamo di F? Memoria. Perché non abbiamo più registri. Okay? Quindi quando finiamo i colori dobbiamo utilizzare la memoria necessariamente. Okay? Ovviamente si cercherà di associare alla memoria quelle variabili che sono meno utilizzate. Okay? Allora, il problema della colorazione del grafo è un problema computazionalmente difficile da risolvere.
Qualcuno di voi ha un'idea di cosa significa difficile da risolvere dal punto di vista computazionale? Diciamo che intuitivamente va bene così, richiede tanti passaggi. Allora, vi avevo già accennato al fatto che non tutte le funzioni possono essere calcolate, ok? Quindi c'è un limite a quello che il computer può calcolare. Risolvere questi problemi il computer lo può fare, ma per risolverlo deve provare tutte le possibilità, essenzialmente. Deve provare a colorare in tutti i modi possibili e scegliere qual è, la soluzione che utilizza meno colori possibili. Perlomeno fino ad oggi nessuno ha ideato un algoritmo che in un tempo di esecuzione che sia polinomiale rispetto al numero di nodi e di archi che il grafo A, riesca a risolvere il problema. Quindi, dovendo provare tutte le combinazioni, diciamo, il numero di passi che devono essere eseguiti per trovare la soluzione ottima è esponenziale rispetto al numero di nodi. Okay? Quindi questo è un problema molto difficile. Se avete sentito parlare di P uguale NP, si riferisce proprio a questo problema. Cioè del fatto che esistono alcuni problemi, e poi sono caratterizzati in classi di complessità che vedrete nel corso di automi e linguaggi formali, per cui non è conosciuto un algoritmo efficiente, dove efficiente è fra virgolette, perché avevo detto in tempo che è polinomiale, quindi può anche essere numero di nodi alla 10, numero di nodi alla 100, quindi può essere comunque molto diciamo, pesante dal punto di vista computazionale, però neanche quel tipo di algoritmo è conosciuto che possa trovare una soluzione ottima a questo problema. Okay? E quindi cosa facciamo? Siamo disperati? Beh, per fortuna il numero di variabili che sono coinvolte tipicamente in un modulo di un programma, in un programma, poi vi ricordatevi la località di esecuzione del programma e la linearità dei riferimenti anche nel tempo, permette in tempo ragionevole comunque di trovare una soluzione. Okay? E quindi, fin tanto che il numero di nodi del nostro grafo non diventa troppo grande, si riesce comunque a trovare in un tempo ragionevole una soluzione. Okay? Va bene, quindi questo è il supporto che il compilatore può dare all'utilizzo ottimo delle risorse dei registri, essenzialmente. Okay? Quindi abbiamo visto due possibili approcci, uno hardware, quello che mette a disposizione tanti registri e li organizza in finestre di registri per il trattamento efficiente delle chiamate di procedure. E poi abbiamo visto, però ovviamente dal punto di vista del costo dell'hardware questo è maggiore perché dovete avere all'interno del calcolatore del chip tutti questi registri. Se invece volete risparmiare sull'hardware, comunque dovete avere un certo numero ragionevole di registri perché abbiamo detto che l'assegnamento di valore alle variabili è l'operazione più frequente che si viene a mettere in atto quando si esegue un programma. E quindi è bene che sia la variabile associata ad un registro, e poi si può con queste tecniche diciamo, risolvendo questo problema di colorazione di un grafo, ottimizzare l'uso dei registri stessi e quindi fare in modo che il maggior numero possibile di variabili di un programma siano allocate all'interno dei registri del nostro programma. Ok? Boh, cerchiamo adesso di fare un po' di riassunto e fare una valutazione critica del CISC e metterlo a confronto con il RISC. Allora, vi ricordate che all'inizio della lezione avevamo detto qual era lo scopo di avere una filosofia CISC? Era quello di ridurre il cosiddetto gap semantico fra i linguaggi ad alto livello e il set di istruzioni messe a disposizione dalla CPU, in modo da semplificare il compito di traduzione da programma scritto in un linguaggio ad alto livello a programma che utilizza le istruzioni della CPU. Ma diciamo, questo approccio semplifica veramente il compito al compilatore? Non è proprio chiaro che sia così. Perché? Perché le istruzioni macchina complesse, proprio perché sono complesse, spesso sono difficili
da sfruttare. Okay? Quindi se voi avete una istruzione che è complessa, sarà anche meno probabile che vi imbattiate nella necessità di utilizzarla. Okay? Invece un'operazione che è molto semplice è più frequente il bisogno. Okay? Un po' come, non so, se avete una cassetta degli attrezzi a casa, dove ci sono cacciaviti di varie dimensioni, il cacciavite piccolo piccolo, quello grande grande, lo utilizzate meno frequentemente, cioè, utilizzate solamente alcuni che sono quelli più frequenti, d'accordo? L'ottimizzazione poi diventa anche più difficile, perché? Perché se dovete fare riferimento a un set di istruzioni piccolo, le scelte sono poche, quindi diciamo, si cerca di ottimizzare usando quelle poche scelte, ma se le scelte diventano molto ampie, diventa anche più complesso capire come sfruttare al meglio tutte le istruzioni che sono a disposizione. Un'altra, diciamo, caratteristica delle architetture CISC, qual era? Era l'idea che mettendo a disposizione più istruzioni diverse e specializzate, i programmi diventassero anche più piccoli come occupazione di memoria. Avete visto che questa filosofia è nata negli anni 60-70 e quindi la memoria allora costava molto, e quindi mantenere programmi scritti piccoli, diciamo con piccola occupazione di memoria, era importante. I programmi occupano meno memoria, ma di fatto la memoria ormai è diventata economica, per cui questa esigenza non è più così stringente. E poi di fatto il programma è più corto nella notazione mnemonica, quella che abbiamo visto, no, per evitare di dover leggere i bit. Però avete capito che se avete un set di istruzioni molto ampio, con tanti modi di indirizzamento e così via, avete bisogno di più bit per codificare le singole istruzioni. Okay? Quindi è vero che magari il vostro programma utilizza meno istruzioni, perché ha istruzioni più potenti che in un sol colpo fanno più cose, però la loro rappresentazione e anche la rappresentazione delle istruzioni più semplici all'interno dello stesso set è più complessa, ha bisogno di più bit. Quindi come occupazione di memoria in assoluto non è necessariamente vero che l'occupazione sia inferiore. Okay? Quindi numero maggiore di istruzioni implica codici operativi più lunghi, già quello di per sé vi dice che la codifica è più lunga. I riferimenti a registri invece, vi ricordate, richiedono meno bit, quindi se avete delle istruzioni che usano riferimenti alla memoria, sicuramente la loro codifica è più lunga rispetto a istruzioni RISC dove il riferimento principale è il registro. Okay? L'esecuzione dei programmi è più veloce? Qui abbiamo detto che l'idea è che il programmatore tende ad utilizzare istruzioni più semplici, o meglio il compilatore anche poi traduce molti dei costrutti del linguaggio ad alto livello su istruzioni più semplici. Abbiamo visto che in effetti nell'esecuzione l'assegnamento di variabili, che è molto semplice, è l'operazione più frequente, okay? Però come dicevo prima, avere più istruzioni, dover implementare più istruzioni con modalità anche di indirizzamento diverse, rende l'unità di controllo molto più complessa, e quindi il ricorso al controllo microprogrammata, che permette una maggiore flessibilità e meno probabilità di errore nella realizzazione nell'hardware stesso. Però, come vedremo, il controllo microprogrammato necessita di più spazio, perché ha bisogno di una memoria all'interno della CPU dove memorizzare tutte le sequenze di segnali di controllo che corrispondono alle microoperazioni, tipo quelle che avete visto nel simulatore di CPU e che vedremo anche oggi pomeriggio, abbiamo detto. Okay? Quindi le istruzioni più semplici e quelle più usate all'interno di questo set enorme di istruzioni diventano più lente. Okay? Quindi non è ovvio che una macchina CISC sia la soluzione migliore.
Invece, riassumendo le caratteristiche RISC, abbiamo detto che si cerca di rendere le istruzioni semplici ed efficienti, quindi tipicamente viene eseguita una istruzione per ciclo di clock. Le operazioni avvengono con operandi che sono posti all'interno dei registri in modo da velocizzare il recupero del dato. Ci sono pochi e semplici modi di indirizzamento proprio per evitare ritardi nel calcolo del riferimento all'operando e l'accesso, evitare il più possibile l'accesso alla memoria. I formati a questo punto sono tipicamente di lunghezza fissa e pochi, diversi fra di loro, sempre perché bisogna codificare meno istruzioni e meno modi di indirizzamento, quindi formati fissi per le istruzioni, che di fatto facilitano la gestione della pipeline, e poi tutto realizzato in hardware. Niente microprogrammazione, che porta a un ulteriore livello di realizzazione dell'esecuzione delle istruzioni e quindi rallenta di fatto l'esecuzione stessa. E poi appunto abbiamo visto cercare di chiedere aiuto al compilatore per ottimizzare l'uso delle risorse, in particolare dei registri. Okay? Quindi se confrontiamo RISC contro CISC, di fatto non emerge un vincitore netto. A causa di retrocompatibilità, ne abbiamo parlato, non esistono veri e propri calcolatori commerciali ad uso generale che siano puramente RISC. Ne esistono, ma sono architetture sviluppate più per motivi di ricerca che per diciamo, utilizzo a livello commerciale. Quindi di fatto quello che trovate nelle CPU moderne è una combinazione di caratteristiche CISC e RISC. Vi ricordo che il patrimonio, diciamo il valore maggiore in ambito informatico è il software, perché è dove si investono più risorse, il motivo per cui voi siete qui è proprio per quel motivo lì, perché c'è bisogno di persone che siano in grado di programmare i calcolatori e di realizzare applicazioni. Okay? Quindi c'è tanto lavoro per chi sviluppa software. E quindi non bisogna, quando si progetta una nuova architettura, dimenticarci di supportare il software che è stato scritto per architetture più vecchie. Okay? Quindi le nuove architetture, il più possibile, cercano di mantenere la retrocompatibilità con tutto il software che è stato scritto precedentemente. E quindi di fatto è come avere del DNA che uno si porta dietro e non si può cambiare completamente tutto il DNA, ma alcune caratteristiche devono essere portate dietro e a queste si aggiungono, se possibile, poi nuove caratteristiche, d'accordo? È anche difficile fare un paragone quantitativo, quindi paragonare dimensioni dei programmi e loro velocità, perché? Perché appunto non esistendo una vera diciamo, distinzione fra queste due tipologie di macchine, non si riesce a farlo. Si può fare una valutazione qualitativa, quindi quanto effettivamente l'architettura riesce a supportare la traduzione, quindi il compilatore nel suo processo di traduzione, però non esistono appunto architetture che siano puramente RISC o puramente CISC, non esiste un set completo di programmi di test, c'è difficoltà a separare gli effetti dovuti a inefficienze hardware dalle inefficienze del compilatore che è stato scritto per quell'hardware. Quindi molti confronti che sono stati svolti su macchine che sono dei prototipi, non ad uso commerciale, d'accordo? E quindi anche se si può pensare che l'architettura RISC sia migliore di un'architettura CISC, non c'è una evidenza oggettiva che sia effettivamente così. Di fatto quello che succede è che molte CPU commerciali utilizzano idee che provengono da entrambi
le filosofie. Okay? Allora, quello che adesso a noi interessa però dal punto di vista dell'architettura RISC è esaminare appunto una di queste macchine prototipali che è stata progettata e realizzata con l'idea anche di sperimentare una pipeline molto efficiente. Okay? Quindi in particolare quello che noi vedremo è la famiglia MIPS. Quindi per questa parte io utilizzo anche materiale che proviene dall'altro libro che vi avevo citato, che è un librone di più di 1000 pagine, e quindi visto che lo utilizziamo solo per questa parte qui, io non vi dico andatelo a comprare. Se vi siete appassionati un minimo alle architetture, quello è un libro veramente da avere, però è presente in biblioteca, quindi se vi interessa recuperare la parte che vedremo noi, potete andare in biblioteca sulla base dei lucidi che io presenterò a lezione, individuare qual è quel sottinsieme di pagine che dovete consultare. Okay? La famiglia MIPS che vedremo è, in effetti, ci andremo a concentrare sull'architettura 32 bit. Perché? Perché c'è anche il simulatore che vedremo poi dopo nell'ultimo laboratorio a gennaio. È un'architettura molto regolare, appunto sposando la filosofia RISC, essendo anzi un'architettura che vuole esemplificare le caratteristiche RISC, ha un insieme ristretto di istruzioni con formato fisso, lunghezza fissa e pochi formati diversi all'interno del formato generale. E in particolare è progettata per avere una pipeline molto efficiente, quindi è anche un esempio concreto di pipeline che vedremo e su cui faremo poi anche un po' di esercizi. L'idea è quella di avere appunto una codifica omogenea delle istruzioni. Abbiamo detto che la versione che vedremo noi non è quella a 64 bit ma quella a 32, e ha anche un coprocessore per istruzioni a virgola mobile per la gestione delle eccezioni. Questo ve lo cito, ma non entreremo nel dettaglio perché non abbiamo tempo di questo aspetto qui. Però se vi ricordate, quando abbiamo parlato sia di aritmetica dei numeri, sia quando abbiamo parlato della severità dell'accesso alla stessa risorsa, abbiamo detto in alcuni casi le risorse vengono a essere duplicate. È tipico l'avere un'aritmetica intera, quindi una ALU ad aritmetica intera e in aggiunta una ALU per l'aritmetica virgola mobile, in modo da specializzare questi due circuiti e avere anche meno conflitti nell'utilizzo delle risorse stesse. Quindi ripeto, architettura 32 bit, quindi i registri sono 32 a 32 bit. Il registro 0 è particolare perché è un registro che non può essere scritto, è un registro che può essere solo letto e contiene il valore 0. Sembra inutile, ma invece è una costante, lo 0, che viene a essere utilizzata molto frequentemente. Quindi i progettisti hanno deciso di avere questo registro con codificato il valore 0. Okay? L'architettura è un'architettura cosiddetta load store perché l'accesso alla memoria viene solo attraverso queste due istruzioni. La load cosa fa? Vi ricordate? Dalla memoria a registro, la store da registro a memoria. Quindi ci sono queste due istruzioni che trasferiscono i dati da e per la memoria, tutte le altre istruzioni fanno riferimento ai registri. Vedete, filosofia RISC pura. Quindi si cerca il più possibile di avere i dati all'interno dei registri. Ok, questo ve l'ho detto, non c'è nessuna operazione che coinvolge più di un riferimento alla memoria. E le uniche istruzioni che si riferiscono alla memoria per quanto riguarda i dati sono la load e la store. Ok?
Ogni registro viene riferito simbolicamente con dollaro e il numero del registro, quindi dollaro 0 si riferisce al registro 0, dollaro 1 al registro 1 e così via. Okay? Qui vedete un esempio di istruzione, add dollaro 1, dollaro 2, dollaro 3, cosa significa? Significa che si vuole effettuare la somma. Il risultato va nel registro 1 e gli operandi sono nel registro 2 e 3. Okay? Quindi vedete, qui non abbiamo, abbiamo una espressione esplicita dei riferimenti agli operandi, non come nel caso, vi ricordate, dell'accumulatore che era implicito. Okay? Quindi qui si dice qual è il registro destinazione e quali sono i registri da cui andare a prendere gli addendi. Quindi se io voglio utilizzare lo stesso registro sia per contenere un dato che il risultato, devo ripetere il nome del registro. Ad esempio, se avessi add $1, $3, significherebbe che io vado a sommare il contenuto del registro 1 con il contenuto del registro 3 e il risultato va nel registro 1. Okay? Dati e modi di indirizzamento. Allora, i registri possono essere caricati, allora la parola è di quanti bit? È un'architettura 32 bit, quindi 32, ok? Allora, questa architettura però permette comunque di caricare all'interno di un registro un quarto di parola, quindi un byte, mezza parola, quindi due byte, e una parola che è data da 4 byte, 32 bit, ok? Quando carica un byte o una mezza parola, vedete, riempie con 0 le altre posizioni dei bit quando necessario, oppure se si va a caricare all'interno del registro un numero che è rappresentato in complemento a 2, vi ricordate cosa bisogna fare per estendere la rappresentazione con la, con complemento a 2? Bisogna copiare il bit più alto su tutti gli altri, ok? In questo modo si ha una rappresentazione corretta del numero in complemento a 2. Allora, le modalità di indirizzamento ammesse con campi di mezza parola, quindi 16 bit, sono l'immediata, qui vedete un esempio di una, qui in effetti sarebbe un errore perché questa dovrebbe essere una addi, perché la I dice che un argomento è immediato. Okay? Fatemelo cambiare subito perché altrimenti me lo dimentico. Ok, quindi abbiamo un addi che vedete prende come uno degli argomenti il contenuto del registro 2 e come altro argomento un dato immediato. Vedete 0004 è una rappresentazione in che notazione secondo voi? Esadecimale, infatti il campo è di 16 bit, ok? E la somma viene a essere memorizzata nel registro 2. Quando abbiamo detto il dato immediato è codificato all'interno dell'istruzione, è questo l'esempio tipico, d'accordo? Quindi avete il dato, uno dei due dati da sommare, che è codificato proprio all'interno dell'istruzione stessa. Poi con displacement, ne abbiamo parlato, in cui vedete che questa SW, secondo voi cos'è? L'abbiamo incontrata già. Store word, ok? Quindi si memorizzano 32 bit, un'intera parola, quindi si preleva il contenuto del registro 1 e lo si memorizza in memoria. Quale indirizzo? Vedete che qui cosa si fa? Si prende il contenuto del registro 1 come registro base, e a questo si somma il dato immediato dato da 0000C in esadecimale. Okay? Questo dà l'indirizzo dove andare a memorizzare il contenuto, in questo caso del registro 1. Di fatto queste sono le due modalità di indirizzamento ammesse. Ovviamente c'è anche quella di base del registro, okay? Indirizzamento registro, perché abbiamo detto quelli sono i registri sono i luoghi dove si memorizzano i dati. Ci sono altre modalità che sono derivabili da queste, in particolare
indiretta registro, quindi in questo caso qui se mettete un displacement a zero andate a utilizzare solo il contenuto del registro, ok? Quindi mettendo il displacement a zero ottenete un indirizzamento indiretto registro. Viceversa, se utilizzate come registro base lo registro 0, siccome abbiamo detto che il registro 0 non può essere scritto e contiene il valore 0, l'indirizzo diventa esattamente il displacement, ok? E quindi in questo caso avete un indirizzamento assoluto, quindi registro 0 usato come base. Va bene, allora per oggi basta così. Proseguiremo poi a gennaio con più dettagli sulla MIPS. Oggi pomeriggio, come al solito, ci vediamo alle 2:15, giusto? Ok? A dopo allora.